Buongiorno. 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 Devi fare una bella colazione. Ehi nonna, vedi come te lo dico, eh? Io mi bevo solo un bicchiere di latte e vado avanti. Non fare quelle cose tu e cominci a cacciare tutte le cose dai mobili. Chi? Io? Che poi ci appesantiamo e ci dobbiamo andare a coricare. Non l'ho mai fatto. Colazione, eh? Eh vabbè nonna, qual è il problema? A te invece ti ho preparato una cosa speciale. Stai troppo sciupato, eh? Ti ho fatto solo questa. Wow! Signora, ma che roba è? Ma come che roba è? Zabaglione. Oh, ma hai sentito? Cosa ci sarà dentro? Ricky, ti fidi di me? Bevi di solo il latte. Ho capito, ma l'ha fatto apposta per me, lo devo assaggiare per forza. Ha detto che sono sciupato, sarà sicuramente qualcosa di buonissimo. Non te lo bevi, stammi a sentire. Ma cosa sarà mai? Dai, giusto per assaggiare, dai. No, 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 Ricky, no, no, no! Musica, stai bene. Che cosa ti avevo detto? Non lo bere, tu non mi sei mai a sentire. Non è la quantità che conta, è la densità. Quello zabaglione di nonna sta dopo l'urario prima del plutonio. Ma spicchiamo un'ambulanza. Che fai con l'ambulanza? Vuoi chiamare zio Tonino col furgone, che è capiente. Ti avevo detto bevi solo il latte e non mi sei a sentire. Nonno, grazie, mi hai messo i biscotti nel latte. Ma quale biscotto è biscotto? Pane da fermo! Te lo potevi dire prima, sto spezzando due denti! Lo devi fare sponzare, se no è troppo tosto! Io lo metto a sponzo da ieri sera! Senti come sa, per che sapore!